passepartout di Natale Cintura, preferendolo al passepartout BLV di Gaspare Loverde. Sono questi due i cavalli più appoggiati quando la quinta corsa va in partenza. Quinta corsa di Palermo, anziani di minima sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 6 Passepartout BLV. È il momento dello stacco che vede proprio Passepartout BLV emergere dallo schieramento e puntare ad assumere il comando, cosa che avviene in questo istante. Lungo la corda Motoriz prova ad arginare Ping Pong Rock, mentre è partito bene dalla seconda fila Orion MG e figura in seconda Paria Esterna. Dunque il numero 6 di Passepartout BLV, Gaspare Loverde in sediolo, al comando delle operazioni nei confronti di Motoriz. Percorso esterno invece per Ping Pong Rock, che non ha trovato posto in corda e guida il treno esterno, avendo in scia il 12 di Orion MG, l'11 di Robby BF e poi anche il 10 di Passepartout. Primi 600 metri molto svelti di Passepartout BLV, ho circa 44 sul mio cronometro. Adesso rompe gli induci ed avanza in terza ruota Natale Cintura con Passepartout, prova a guadagnare terreno, cosa che fa con molta incisività, ed alla metà della penultima piegata figura già all'esterno del battistrada Passepartout BLV. I due prendono un po' di margine agli avversari, primo chilometro in 1:14:07 sul mio cronometro, quindi si sta andando piuttosto svelti, mentre c'è l'errore, la squalifica di Robby BF, e continua in avanti Gaspare Loverde col suo Passepartout BLV. Tiene botta comunque Passepartout e ci proverà sicuramente, ma c'è l'errore di Passepartout che crea il boato del pubblico. Resta dunque solitario in avanti Passepartout BLV e prova adesso a scappare dagli avversari, il vantaggio sul quale può contare è molto molto ampio. All'inseguimento vediamo il numero 1 di Orchidea OP, davvero un outsider. Più a largo riviene Passepartout, ma è già squalificato, ed allora ha vinto sicuramente Passepartout BLV. Gaspare Loverde in sediolo, quota di 2,76 al totalizzatore, i colori sono quelli della BLV SRL, il training è di Francesca Croce. Dopo l'errore di Passepartout e anche di Robby BF, secondo posto per quella che era un po' l'estrema outsider dello schieramento, Orchidea FP, che paga minimo 7,14 come piazzata, il 10 Passepartout che passa terzo è già squalificato, e quindi per andare a vedere il terzo classificato dobbiamo andare un po' più indietro, un arrivo piuttosto stretto, ma alla fine la spunta Raposa Mader. Dunque vittoria di Passepartout, sul mio cronometro un tempo attorno